Calzazzurro sono partite oggi e dureranno sino alla settimana prossima le annuali esercitazioni militari nucleari della NATO, Steadfast Noon, mezzogiorno di fuoco tradotto liberamente, che si svolgono ogni anno per evitare che il potenziale nucleare rischi di essere usato impropriamente o inavvertitamente, come spiegato dal segretario generale Stoltenberg, e invece contribuisca a garantire credibilità e sicurezza del sistema di difesa che copre ad ombrello tutti gli alleati. Quest'anno poi non passano inosservati per due motivi, uno per la guerra in Ucraina in corso e il secondo perché siamo a pochi giorni dall'attacco di Israele di Hamas e soprattutto a poche ore dal tragico episodio della distruzione di un ospedale a Gaza Nord. A maggior ragione perché sembra ormai confermato dagli audio diffusi e dai tracciati radar e dai video che la carneficina sia stata causata da un missile Qassam fuori controllo, come del resto è già successo in passato per questi missili rudimentali. Tanto è bastato però per vanificare in gran parte il viaggio coraggioso e non scontato di Biden, che proprio il giorno dopo si è recato di persona nel cuore del conflitto per cercare una soluzione negoziale. Che le esercitazioni siano indispensabili per garantire la sicurezza del sistema deterrente ed evitare errori drammatici lo testimonia anche un episodio rimasto sconosciuto per molti anni, quello del colonnello Stanislav Petrov, che salvò il mondo dalla guerra atomica. Era il 26 settembre 1983. Reagan aveva da poco lanciato la sfida dello scudo stellare all'impero del male, l'Unione Sovietica. Andropov, un vecchio residuo del passato ormai a fine corsa, che era stato tutta la vita nel KGB, si era convinto che gli Stati Uniti, anche per il programma di dispiegamento dei Pershing in Europa, si preparassero a sferrare il primo colpo nucleare. L'URSS aveva cercato di controbilanciare il sistema di scudo stellare con un primitivo satellite chiamato OCO, Occhio, che avrebbe dovuto monitorare ed allarmare il sistema missilistico sovietico in caso di first strike USA. Il 26 settembre il sistema avvertì che un missile a testata nucleare era stato lanciato da una base in Nebraska. Poi ecco l'allarme, altri quattro Minutemen prendono il volo. Petrov ha pochissimo tempo per decidere se allertare la filiera di lancio dei missili nucleari sovietici in risposta all'attacco americano o bollare come fasullo l'allert del sistema satellitare che lui stesso aveva contribuito a progettare. Per nostra fortuna e dell'umanità la decisione fu quella giusta. Ma Petrov non fu ricompensato, fu mandato invece in pensione anticipata e si ammalò poco dopo di depressione. La moglie, la quale non rivelò mai il vero motivo, morì pochi anni dopo. I suoi meriti vennero riconosciuti soltanto molto tempo dopo dall'ONU, che istituì la Giornata Mondiale del Disarmo Nucleare proprio il 26 settembre, ma nel 2013. A Petrov, che non fu profeta in patria, vennero riconosciute numerose onorificenze internazionali. Un po' la storia dell'ammiraglio Marco Ramius, anche se romanzata, che al comando del sottomarino Ottobre Rosso, per evitare il rischio che un pazzo usando un sottomarino invisibile sparasse il primo colpo, consegna la nuova arma agli americani in una rocambolesca fuga nelle profondità dell'Atlantico. Come sempre non sono i militari quelli che credono nella guerra, ma folli paranoici che la guerra l'hanno fatta soltanto coi soldatini di piombo e provocano immani tragedie stando ben distanti e al sicuro dal fronte, dove si muore davvero per la loro insana follia. L'entusiasmo del sold out per l'iniziativa Cosa bolle in pentola, che ha riempito di visitatori e turisti i locali di Rivavena nell'ultimo weekend, è ancora vivo tra gli organizzatori dell'evento, tanto che è nata spontanea la decisione di replicare in futuro il successo, ma questa volta con i prodotti gastronomici locali. Vista l'adesione immediata dei locali di Rivavena, circa una ventina tra baccheri e ristoranti, in occasione dell'evento di fine settembre, sono ottimi presupposti per la buona riuscita. Confesercenti e associazioni Rivavena,
con la collaborazione del mercato ittico e ortofrutticolo di ENAIP Veneto, Ascot, Lidi di Chioggia e del Comune di Chioggia, che ha patrocinato l'evento, non ha alcun dubbio. Di appuntamenti così la città ha bisogno per rilanciare la sua attrattiva turistica e l'economia locale. Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, ben vengano queste iniziative che partono dal territorio, dalle associazioni di categoria e che mirano alla valorizzazione dei prodotti locali e della nostra città che diventa così sempre più attrattiva. Daniele Tiozzo Brasiola, vice sindaco di Chioggia, assessore al commercio. Creare un calendario con appuntamenti nei quali itinerari gastronomici possono divenire un ulteriore elemento di attrattività è sicuramente un progetto sul quale vale la pena continuare a lavorare. Puntando sulle ricette tradizionali, si può mirare a consolidare appuntamenti per i quali il territorio esprima la propria identità, creando una sorta di appuntamento fisso di richiamo anche per i turisti. Dal punto di vista delle attività commerciali, è chiaro che uno strumento di questo tipo può trovare il massimo del consenso e partecipazione nel momento in cui viene organizzato nei periodi meno frenetici. Si tratta di un altro modo per essere polo turistico 365 giorni all'anno. La nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia, la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia. La seconda edizione di Suoni d'Acqua, il festival di musica diffuso dei territori d'acqua, organizzato da Musica Chioggia nelle città di Chioggia, Cavarzere, Noale e Santa Maria di Sala, porta linguaggi eterogenei, dal jazz alla musica classica alla musica etnica. Questa stagione autunnale vede un'importante collaborazione con il premio Tomorrow's Jazz, il concorso organizzato da Veneto Jazz, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano under 30. In cartellone alcuni dei finalisti del premio che suonano nel circuito nazionale Ilunga IP Jazz Italian Platform, che raggruppa 19 fra i migliori festival e organizzazioni musicali italiani. Gabriele Vianelli, co-direttore artistico di Suoni d'Acqua. Siamo alla seconda edizione di Suoni d'Acqua che riunisce in un unico palinsesto tanti eventi culturali e produzioni originali, riservando spazio ad un'importante collaborazione con il premio Tomorrow's Jazz organizzato da Veneto Jazz. I giovani talenti del jazz in cartellone sono orientati al jazz contemporaneo e stanno elaborando linguaggi personali, ricchi di influenze e contaminazioni mediterranee, nordiche, elettroniche ed etniche. Affianchiamo a giovani talenti artisti di fama internazionale che si esibiscono da moltissimi anni nei migliori palcoscenici del mondo come il maestro Bogino e Miomira Vitas. Pietro Perini, co-direttore artistico, dice: jazz, musica etnica ma anche musica classica, che permette un'intensa armonia tra suoni e mente. La musica classica si intende come cultura e radici, come una radice scava. Va a fondo e non si lascia trascinare dalla moda del momento, ma penetra cercando la linfa vitale nelle cose più profonde e pregnanti. La nostra cultura, basata fin dai tempi antichi sull'evoluzione delle arti, non può non tenere conto di questi importanti e basilari valori di civiltà che questa disciplina trasmette a chi la pratica e a chi la ascolta. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 16.30, le porte sono aperte e alle 10.30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre. ANAS ha aperto al traffico in modalità cantiere per la nuova rotatoria di Sant'Angelo di Piove di Sacco, situata sulla strada statale 516 Piovesi in provincia di Padova. L'opera ha richiesto un investimento di oltre 1 milione di euro, presenta un diametro esterno di 38,5 metri ed è dotata di un impianto di illuminazione a LED.
Questa nuova rotatoria ha l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza stradale, facendo diventare la circolazione stradale più fluida e sicura. La rotatoria si trova vicino all'intersezione tra la strada statale 516 e la strada provinciale 4, viale Leonardo da Vinci, sostituendo l'intersezione precedente dotata di impianto semaforico. È importante ricordare che da un punto di vista della sicurezza stradale, le rotatorie rispetto agli impianti semaforici diminuiscono considerevolmente la possibilità di incidenti stradali. Questo perché il traffico è costretto a rallentare e quindi anche in caso di incidente, l'errore umano è meno probabile e la velocità dei mezzi è sempre ridotta rispetto a un incrocio normale. A questo proposito, ricordiamo che ANAS sta per realizzare anche la rotatoria nella frazione di Chioggia, di Valle di Chioggia, e che consentirà, dal punto di vista della sicurezza, un miglioramento enorme della viabilità. In via Vespucci al Civico 130, da lunedì 16 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.